Torna all'appuntamento con Luci d'Artista su Radio Alfa e questa sera con noi ci sono i Jalis. Saluto Fabio e anche Alessandra. Fabio, ciao, ben trovato. Ciao, buongiorno. Ciao. Ciao Alessandra. Abbiamo un cellulare in due, quindi faremo un po' di... Ma ce la faremo. Ci parlate questa sera del vostro secondo singolo che esce dopo Tra Rosa e Cielo, un brano che si intitola E se torna la voce, e ci sono tante cose da raccontare di questo brano. Beh, questo intanto è un brano che nasce in un momento particolare, proprio durante un percorso che abbiamo seguito grazie anche alla Fondazione Mike Bongiorno, che ha voluto costruire una sala prove all'interno del carcere San Vittore a Milano. E noi abbiamo seguito questo percorso facendo musica insieme ai detenuti proprio da ottobre fino al 27 marzo, incontrando quasi settimanalmente diversi gruppi, diversi musicisti detenuti all'interno del carcere, con i quali poi abbiamo instaurato un rapporto musicale molto intenso, scegliendo delle canzoni piuttosto che altre e costruendo poi una esibizione che si è completata al 27 marzo. Un'esperienza particolare, molto forte, molto, molto personalmente, anche per Alessandra, passare ogni giorno 13 cancelli, ogni giorno, ogni settimana, sì, quasi 13 cancelli per arrivare fino a loro e sentire la loro, tra virgolette, libertà attraverso la musica e dedicarsi totalmente, persone che, ragazzi, anche adulti, che già suonavano già degli strumenti quando erano fuori, è stata un'esperienza forte ed è nato questo pezzo che appunto si chiama Se torna la voce, che è questa, il racconto di questa detenuta che aspetta il giorno del suo rilascio sulla musica del grande Maurizio Fabrizio. Questo brano, così come Tra Rosa e Cielo, anticipa poi il vostro album nuovo che è in lavorazione e dovrebbe uscire a breve. Sì, beh, dunque calcola che siamo un po' in ritardo, volevamo farlo uscire entro questo mese, ma proprio l'impegno di questo brano ci ha travolto, e anche l'impegno insomma di fare questa esibizione, questa presentazione con l'inaugurazione di questa sala prove nel carcere, ci ha preso veramente tanto tempo, però c'è il nostro staff a Praga che si sta preparando e sta funzionando il tutto nel migliore dei modi e ci saranno sicuramente delle belle sorprese. Ora speriamo di aver slittato soltanto di un mese, perché vorremmo a breve insomma farlo uscire, anche questi pezzi sono all'interno dell'album, ci sarà appunto anche Se torna la voce e Tra Rosa e Cielo, e ci saranno anche delle sorprese che poi vedremo. Sì, poi ci risentiremo, così ce le potrai raccontare. Dicevamo che il brano Se torna la voce è stato scritto anche per la collaborazione con la scuola Allegria, e ci sono però anche altre iniziative che tu e Alessandra avete intrapreso nel corso degli ultimi tempi, ad esempio la collaborazione con la Fondazione Rita Levi Montalcini, ma anche altre cose. Beh, guarda, noi vai Alessandra, abbiamo fatto bene. E dopo la professoressa, prima della professoressa avevamo intrapreso dei progetti all'interno delle scuole, sì, e quindi con i ragazzi delle scuole facciamo scrivere a loro dei testi e poi venivano messi in musica. È un progetto che momentaneamente abbiamo messo un attimo in stand by, perché comunque eravamo impegnati in questa situazione per quanto riguarda il carcere, però non mancheremo di ritornare nelle scuole, di lavorare con i ragazzi, perché ti danno tantissima carica, tantissima energia, e poi vederlo, scrivere loro i testi e poi messi in musica per poi fargli ricantare, diventa ancora più particolare la cosa. Cioè, diventano loro artisti per un giorno e possono lanciare anche loro dei messaggi attraverso la musica, perché questo fa la musica, lanciare dei messaggi. E noi cerchiamo sempre di, attraverso i nostri testi, di lanciare messaggi che comunque siano sempre positivi, in modo tale che anche chi ascolta la canzone gli rimanga questo retrogusto di speranza, di serenità. E invece, quindi, per quanto riguarda Se torna la voce, non so se lo abbiamo già ricordato, però voglio ricordarlo che le royalties della vendita saranno devolute appunto alla Fondazione Mike Bongiorno. Sì, abbiamo pensato di fare questo in modo tale anche da aiutare la Fondazione, ma perché ci faceva proprio piacere, visto che è un pezzo nato in una circostanza del genere, legato alla figura di Mike, comunque legato anche al nostro passato, perché nel 97 noi abbiamo vinto Sanremo, siamo stati proclamati vincitori
proprio da Mike, e abbiamo proprio pensato di devolvere le royalties della canzone alla fondazione, in modo tale che si possa aiutare ancora di più le varie case Allegria che sparse in tutta Italia, che naturalmente volute dal grande Mike. E ci sono altri progetti nel prossimo futuro? Che cosa farete? Non so se ci sono dei live oppure delle altre cose da intraprendere. Sì, guarda, abbiamo fatto proprio 2 settimane fa le prove generali con un gruppo di Campobasso e stiamo lavorando a live, e prossimamente ci saranno anche delle date. Io voglio veramente farvi tanti complimenti e in bocca al lupo per questo lavoro, quindi saluto i Jalis per essere stati con noi questa sera e ascoltiamo insieme il brano E se torna la voce. Io ringrazio voi, anche Fabio vi ringrazia, è scappato dall'altra parte, e do un abbraccio enorme a tutti quanti gli ascoltatori. Verrò da te senza un vestito, righe cadute perché da libera mi tufferò, mare in tempesta, tu faro immenso, io cerco te. Da qui potrò sentire i passi che fai, così sarà insieme il viaggio, e guardo te senza riflessi, senza confini, buio non è. Senti che sole ci accarezza il corpo e ci fa dire amore, queste le mani che tremano al solo pensiero di averti domani. Prendimi l'anima, vestila e usciamo a correre, a sorridere, liberi noi, e se torna la voce ad urlare di noi. Io qui, io qui, lassù, lassù, cielo di cenere, se un Dio vedrà spostando nuvole, respirerò la nuova vita, un'altra me sarà con te. Senti che sole ci attraversa il corpo e ci fa dire amore, queste mie mani che dietro alle sbarre mi fanno volare a domani. Prendimi l'anima, vestila e usciamo a correre, a sorridere, liberi noi, e se torna la voce ad urlare di noi. Senti che il sole ci attraversa il corpo e ci fa dire amore, queste le mani che tremano solo al pensiero di averti domani. Prendimi l'anima, vestila e usciamo a correre, a sorridere, liberi noi, e se torna la voce ad urlare di noi. E se torna la voce, se torna la voce, se torna la voce.